Allora, siamo con Eleonora Righetti, campionessa italiana di danze caraibiche proprio da Da poco. poco, sì, Oh, da circa buongiorno. 2 mesi Da 2 mesi, neanche. complimenti, buongiorno Eleonora. Grazie. Allora, senti, parlaci un po' di questa disciplina, di queste danze caraibiche che insomma non tutti conosciamo. Allora, la danza caraibica è un mondo che comprende i balli che di solito vengono chiamati latinoamericani, ma in realtà sono danze caraibiche, che sono quelli che uno balla all'interno delle varie serate, ovvero la salsa, la bachata, il merengue, il mambo, il cha-cha-cha e tutti gli altri tantissimi balli, la kizomba, anche che è subentrato da poco. All'interno delle gare si sviluppano in diversi settori, da quello della coppia, da quello dell'assolo e tante altre categorie. Quindi è un mondo molto 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 vasto. Ecco, in questo mondo molto vasto, tu in che categoria hai partecipato e dove hai vinto Io soprattutto? ho vinto al campionato nazionale di Milano Marittima, che è stato a metà maggio, della Federcaribe, e la mia vincita è stata all'interno della categoria assolo, dove all'interno di questa categoria potevano partecipare sia maschi che femmine, presentando ovviamente vari generi di ballo, e io ho presentato un assolo femminile, quindi la mia vincita è stata su quello. Quindi da quando è che nasce questa passione per il ballo caraibico? Allora, io ho iniziato danza, ho fatto danza da piccolina, danza classica e altre discipline. E poi, in realtà, all'età di 15 anni ho iniziato, ma così per scherzo, facendo un piccolo corso di ballo come fanno tutti quanti. E poi da lì è nata una bellissima passione che man mano ho coltivato per poi arrivare al punto in cui sono arrivata con i miei diplomi, insegno, insomma, coltivo la mia passione. Ecco, tu come svolgi questa preparazione agonistica, no? Perché comunque sia penso che ci voglia tanto tanto tempo e tanto tanto lavoro. Sì, beh, tutto si svolge lì, ovviamente va da persona a persona. Io ho svolto un intenso allenamento anche a livello di palestra, ci vuole comunque un allenamento fisico, bisogna essere pronti per poter sostenere comunque una competizione, oltre all'allenamento anche all'interno del ballo. E quindi ore e ore e ore e ore tutti i giorni per poter ovviamente ottenere un risultato che uno poi sia soddisfatto con se stesso, al di là del risultato che poi uno vada a ottenere. Ecco, tu insegni, hai una scuola d'armaditaggia, sei di Sì, armaditaggia, esatto, e che cosa insegni alle tue allieve e allievi? Allora, io insegno ad armaditaggio, sì, in una mia scuola che si chiama la Cookie Dance, e a breve inizieremo con i corsi anche dal 18 settembre. Alle mie allievi, insomma, cerco di trasportare tutta la mia passione per questo lavoro dai bambini fino agli adulti, e poi se qualcuno fosse interessato anche nell'intraprendere un discorso agonistico, ovviamente essendo anche all'interno del settore, cerco di portarli per la via giusta. Ecco, sono più maschi o femmine quelli che Ma in vengono a questo momento sono ballare? più femminucce a volte, infatti dico avanti tutta maschietti, insomma, di venire a fare i corsi di Sono ballo un po' timidi perché forse. forse sì, sono un po' timidi. Ecco, a prescindere dagli allenamenti, dalla scuola, dall'ottimo successo che hai avuto nella scorsa primavera a Milano Marittima, quali obiettivi futuri ti poni? Poi ci sono anche vari altri appuntamenti nell'ambito appunto della danza a livello agonistico. A livello agonistico sì, gli appuntamenti sono sempre tantissimi perché i campionati sono sempre tanti all'interno del mondo, quindi non soltanto in Italia, ci sono anche campionati mondiali, sia a Madrid, Los Angeles, Miami, le competizioni sono sempre tantissime. Uno degli obiettivi se li dà ovviamente in base anche ai vari impegni lavorativi, perché svolgo anche un'attività di spettacoli all'interno con altre persone, quindi insomma giro anche parecchio. Quindi in base a tutti gli impegni ho degli obiettivi che ancora non voglio dire perché sto cercando di coltivarli, vediamo un attimino se riuscirò ad ottenerli, o semplicemente comunque magari ritenterò di nuovo con il campionato nazionale il prossimo anno, e per il mondiale ci sto pensando. Va bene, Eleonora, Grazie grazie a e buon voi, ballo! grazie.